Allora, oggi abbiamo trattato un tema, diciamo, di grande importanza come il bullismo, che bisogna, insomma, trattare sempre con molta attenzione per evitare anche di creare nei bambini, no, una sorta di effetto contrario. E allora, dottoressa, parliamo di questa esperienza che avete fatto. Allora, noi abbiamo affrontato quest'anno, già da qualche anno che affrontiamo il tema della legalità, e in particolare quest'anno abbiamo incentrato il nostro lavoro sulla prevenzione del bullismo e abbiamo pensato di non essere teorici, ma di andare nella pratica, di coinvolgere i bambini, di coinvolgere le famiglie e affrontare questa tematica in termini positivi. Abbiamo avuto la grande collaborazione dell'Associazione Culturale Colata Labica, che da bravi professionisti hanno veramente dato il valore aggiunto al nostro lavoro. La realizzazione di questo corto è stata per noi una grande soddisfazione, e in termini di tutti gli indicatori, dalla partecipazione degli alunni alla relazione, al coinvolgimento dei genitori e chiaramente alla tematica che è stata affrontata in tutti i sensi. Quindi devo dire che sono ampiamente soddisfatta di questo lavoro. Ecco, questo lavoro sicuramente andrà fuori dalla Sicilia, con quali risultati? Sperate in qualcosa di diverso? Sì, allora il corto, siccome è del tutto, diciamo, inedito e anche le musiche sono assolutamente inedite, parteciperà a dei concorsi a livello nazionale e speriamo che quantomeno non di vincere, ma già di portare l'esperienza di Scordia fuori perché il corto è non soltanto i bambini, la scuola con Lodi, ma è Scordia nel suo insieme. Salutiamo il suo ciccio. Ciao Rob, magari la bicicletta ci hanno accattato, lui no. Infame! Non mi saluti! Sì, io capisco tutto, però guarda oggi come l'hanno ridotto a Lucio. Ma che state facendo, ragazzi? Fatti i fatti tuoi! Rocco, smettila! Smettila con questi atteggiamenti, sono inammissibili! Quanto è stato importante lavorare con un cast tutto assolutamente, fra virgolette, artigianale, locale? Allora, è stato... il termine penso adeguato è fantastico. Ci ha toccato il cuore, e quando il cuore è messo dentro le cose, sicuramente poi i risultati sono meravigliosi. I bambini sono fantastici, noi lavoriamo a prescindere da questa esperienza con il corto, lavoriamo con i bambini sempre, a 360 gradi, e loro ti danno il qui in più, cioè ti riempiono veramente il cuore, ti lasciano loro qualcosa dentro, e quindi è meraviglioso lavorare con loro e per loro. La direttrice, la dottoressa Fonti, ci ha dato questa grande opportunità di svolgere il nostro lavoro, che è sempre il nostro messaggio, è attraverso l'arte cercare di educare e di formare i bambini. Coltivare questa passione per noi è il massimo, e i risultati ottenuti sono sempre grandiosi. Michele, fantastico. Allora, fantastico, tutto bello, tutto bello. Tutto bello, un'esperienza veramente bella. Siamo riusciti ad entrare in perfetta sinergia con i bambini e anche con gli anziani del posto, che sono stati meravigliosi. Pensate che noi non abbiamo fatto nessun casting, cioè li abbiamo presi in piazza. Sì, non lo parliamo per gli anziani. Abbiamo preso queste persone e abbiamo detto: c'è questa situazione cinematografica e voi dovete fare parte, perché fate parte di Scordia. Sono venuti, hanno girato nell'immediatezza. Veramente, cioè, manco se fossero stati gli attori presi dalle agenzie. Allora sicuramente abbiamo fatto un buon servizio a questa città. Sì. Credo veramente di aver apportato. Mi è dispiaciuto quella signora che non è potuta, la signora Angela Russo, meravigliosa, la signora Angela Russo di 90 e qualche anno. Sì, che è venuta sul set così, cioè, che noi non credo. Siamo felici di averle regalato veramente nel suo vissuto, perché molto, cioè, aveva 90 anni, non so, 92 anni, e abbiamo regalato un momento che farà parte del suo puzzle di vita, no? E questo è anche della bello. della serie che non si finisce mai di imparare, non fino all'ultimo giorno di vita. Non si finisce mai di imparare, e lei ha insegnato anche a noi, certo, veramente, perché è una solarità, un'energia pazzesca, veramente. Noi siamo felici di questa esperienza, siamo felici, la dobbiamo fare sempre, tutti devono fare questa esperienza. Siamo ambiziosi, ma siamo ambiziosi perché i bambini sono importanti e sono davvero il nostro futuro, quindi teniamoci tutti per mano, non con la Talavica, ma tutti quelli che hanno la volontà di fare qualcosa per i bambini,
che si mettano dentro il calderone e facciano. Dobbiamo mettere in atto delle strategie educative che canalizzino proprio l'aggressività di questi alunni. Ma dirigente, il problema lo sappiamo qual è, anzi diciamo pure chi è. Lucio, sei tu? Entra, la porta è aperta. Ho portato la porta. Rizzo Lorenzo. Rizzo Alessia. Avanti. Buongiorno. Lucio, ma cosa ti è successo? Se fai i fatti suoi, camba cent'anni. Lo saluto, Pierre. La mia mamma me le cuce sempre le scarpe, anche quando si graffiano. Io ci sono molto affezionato. Tu sei un becerino giudizioso. Dottoressa Fonti, allora, le sue ultime parole famose in questa città, visto che insomma presto potrebbe lasciarci, ci racconti della sua esperienza a Scordia, così insomma un saluto. Allora io chiaramente, non mi fate commuovere, perché io chiaramente Scordia sarà per me il primo amore, come il primo amore che non si dimenticherà mai. Ho incontrato veramente, ho avuto all'inizio un po' di diffidenza, non lo nego, ma poi ho veramente trovato gente affettuosa che mi ha veramente incoraggiato, supportato e mi ha fatto sentire a casa mia. È stato un dispiacere per me andare via, anche se le cose della vita devono andare così. Ci lascio il cuore. Allora, presto. Sicuramente. Grazie, arrivederci.